Allora, stavamo dicendo che un derby è finita bene, però insomma dal più 17 vi siete fatti raggiungere, insomma dopo è andata anche bene alla fine. Sì, il derby è sempre un derby, può sempre succedere di tutto. Sapevamo insomma della forza di Vicenza, quanto fosse aumentata rispetto al girone d'andata. Abbiamo già vinto una partita, l'ultima con Scrivia, rimontando 14 punti a metà del terzo quarto. Però nel complesso dico anche che stasera abbiamo condotto dall'inizio alla fine. Non meritavamo di perderla questa sera. Quindi siamo veramente stracontenti. Nonostante il punto a punto con l'inerzia loro, siamo riusciti a rimanere con la testa lì, pur forzando qualcosina e non chiudendo la prima, però l'abbiamo vinta, prima volta probabilmente nei playoff, mi sembra, dei risultati, quindi dei grandi risultati. Sì, anche perché poi in una stagione così, vincere una partita così, insomma, tanta roba. Sì, vincere una partita così, insomma, ti dà ancora più certezze, più consapevolezze. Già a Trieste avevamo vinto una partita così punto a punto, l'abbiamo rivinta stasera, vuol dire che la testa c'è, vuol dire che la consapevolezza delle ragazze c'è, vuol dire che stiamo facendo un gran girone di ritorno. Allora, dopo partita Umberti festante per Coach Scioni, come sempre avviene con la sua squadra in queste ultime partite, quindi una battuta su questa vittoria alla fine di più di 20 punti e poi parliamo del campionato. Sono soddisfatto della prestazione della squadra oggi, indubbiamente è stata una prestazione corale, direi positiva, e questo fa noi allenatori contenti quando tutto il collettivo poi gioca una buona gara. Oggi non era facile, anche perché venivamo da un turno settimanale, 3 partite giocate una settimana, e c'era un po' il punto interrogativo su che energie fisiche e mentali potessero mettere in campo le ragazze. In realtà hanno risposto bene. Quindi sono soddisfatto, a parte un inizio comunque dove giustamente Umberti ha giocato bene, però ecco, sono contento della gara, bene così. Bene, dall'alto del tuo primo posto in classifica, poi i playoff azzerano tutto e si riparte da zero, uno contro un altro. Primo turno, chiunque sia l'avversario, sicuramente alla portata. Dal secondo turno, cioè la semifinale e finale, chi temi di più? Noi stessi, perché come dico sempre, no, noi non ci poniamo obiettivi dall'inizio della stagione, vogliamo solo far bene gara dopo gara, guardiamo chi è l'avversario successivo e cerchiamo di giocare al meglio. Credo che si debba giocare al massimo, credo che, come hai detto bene tu, i playoff azzerano tutto. Spero, ecco, che le ragazze continuano a fare questa pallacanestro fino in fondo e poi vedremo. Sarò più incisivo, perché tu sei molto diplomatico, ma Battipaglia, Patti o Firenze? Ci mettiamo anche la Spezia tra le papabili, perché è un'ottima squadra. Credo che chiunque arrivi lì nella semifinale saranno, ecco, in quel momento lì. Dalla semifinale, tre finali in realtà, perché i valori sono molto simili di tutte le squadre, e quindi e poi l'insidia dei playoff è dietro l'angolo in qualsiasi momento, dipende come ci arrivi, in che condizione fisica, in che condizione mentale, magari se hai tutte le giocatrici a disposizione. Credo che i valori siano molto molto vicini di queste 5 squadre che abbiamo elencato, e che dalla semifinale siano proprio finali tutte. Quindi vediamo. Tu sei l'unico che ha già giocato in A1, gli altri si affacciano e vorrebbero affacciarsi. Empoli Società, Empoli Concioni, è pronto per tornare in A1 da protagonista? Non era il nostro obiettivo inizio stagione. Coach Staccini, 38esimo compleanno non festeggiato con una grande vittoria, una prestazione onorevole, non buonissima, ma comunque decente. Di fronte c'era la capolista, quindi c'è poco da fare. Sì, diciamo onorevole, forse il primo quarto è stato, dove siamo riusciti a stare in partita. Poi nel secondo quarto la loro maggiore fisicità, energia e anche esperienza gli ha permesso di piazzare il break e di
praticamente all'inizio del terzo quarto già di chiudere la partita. Sapevamo di giocare contro la miglior squadra del campionato, che anche credo nel momento di forma migliore, quindi complimenti a loro. Quanto a noi, è ovvio che dobbiamo fare un po' di più, soprattutto dal punto di vista difensivo e a rimbalzo, se vogliamo riuscire a competere anche le prossime partite che giocheremo contro le migliori squadre del campionato, come Spezia, Patti, Firenze, eccetera. Esatto, quindi dovremo cercare di dovremo cercare di fare qualcosa in più e andare anche oltre i nostri evidenti limiti. Mancano due punti. Sì, adesso noi pensiamo partita dopo partita, ce ne sono rimaste quattro se non sbaglio, e proviamo a giocarle tutte sperando di recuperare anche qualche infortunata. In panchina solo come firma Pompei. Sì, lei sta lavorando dopo l'intervento alla spalla, sta lavorando, ovviamente i tempi per lei sono ancora molto lunghi, vedremo se nel finale di stagione potrà magari riuscire a fare qualcosa, però è una cosa che va valutata di settimana in settimana. Ok, grazie, a mercoledì. Grazie a voi. Allora, Antonia Persson, un monumento del basket femminile, ancora di più in questa cavalcata trionfale della sua Empoli in questo campionato di A2, però questa è la prima fase, poi inizia il vero campionato, quello dei playoff. Per adesso prime sicure e dopodiché verificheremo. Chi temi di più? Diciamo che, come hai detto tu, è la prima fase e poi ai playoff è un po' come se si ricominciasse da zero, quindi temo un po' tutti, secondo me, perché un po' tutti ai playoff cambiano un po' il modo di giocare, giocano con più motivazioni, quindi non so, vediamo chi ci prendiamo e cercheremo di continuare a giocare così con intensità al nostro gioco. E temiamo un po' tutti, però allo stesso tempo non abbiamo un po' paura di nessuno, vogliamo continuare a giocare il nostro gioco. Vorrei pure vedere se avete voi paura. Comunque, diciamo che la prima fase dei playoff, il primo turno, dovrebbe essere facile, e poi dal secondo in poi non si sa. E c'è la variante Patti. È vero, un po' come l'anno scorso, sì. Ma secondo me ci possono essere un po' più secondo me nel girone sul si è dimostrato un po' tutto il campionato che un po' tutti possono battere tutti, quindi ci deve sempre stare attenti, e noi siamo felici che comunque continuando ad andare così, e se nel caso finissimo prime avremo il fattore campo dalla nostra parte, e quindi quello può essere un qualcosa di più, visto che comunque in casa i nostri tifosi ci sono sempre. C'è la tua scaramanzia, prettamente napoletana, a posto, grazie, ciao.